Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 20 maggio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. Sogni conturbanti, dono della luna nuova. Giornata pesante, come ogni sabato, ma nemmeno esagerata rispetto ad altre settimane. A farvi buon gioco la luna silenziosa e invisibile in ottava casa. Se qualche incombenza rimane indietro non ne fate un dramma, tutto rinviato a lunedì. Piuttosto che sbagliare meglio ritentare e rifletterci su un paio di giorni, questa la vostra filosofia, che oggi non fa una grinza. La vita spericolata e le forti emozioni le vivete solo in sogno, solo lì recitate la parte più coraggiosa e avventuriera, quella che di solito, addomesticati dalle regole del bon ton, avete sepolto nell'inconscio. Il fine settimana a volte vi invita a guardare indietro, spingendovi a domandarvi, è stato tutto corretto? Un esame di coscienza non fa mai male, con la verità negli occhi, anche se impietosa, non potrete che migliorare, Venere e Marte abbracciati allo zenith vi diranno come, dove, quando. Un giovane mette in crisi la coppia, solo con uno sforzo di sincerità e comprensione i partner riusciranno a mantenere saldo e vivo il loro rapporto. I single hanno il loro da fare con un giovane, Bruno, che si mostra un perfetto ingannatore e che cercherà di metterli nei guai. Forse è il caso di allontanarsi per un poco da persone che vi stanno facendo soffrire inutilmente, se saprete farlo in modo equilibrato e ragionato avrete sicuramente la loro comprensione. Non è il momento di scelte radicali che potrebbero cambiare sì le cose, ma non è detto che lo facciano in meglio. Tutto sommato se siete per i cambiamenti, almeno poi accettateli. Dedicatevi a qualche hobby per sfogare lo stress che vi sta creando qualche problema di troppo. Sarai distratto. Poca concentrazione. Meglio non fare cose noiose o che potrebbero darti delle noie in seguito. Perché pensate che il mondo ce l'abbia con voi? Non è affatto vero, sono solo le circostanze ad esservi sfavorevoli in questo periodo, soprattutto in amore. Difficoltà nel rapporto con gli altri, particolarmente con colleghi e soci in affari. Anche professionalmente risentirete di una giornata non proprio ottimale, colpa di Giove in aspetto negativo. Potreste avere delle noie da vicini di casa o conoscenti. Non avete ancora imparato a non essere impulsivi e dovrete pagarne lo scotto. Un incontro con qualcuno che non ti capitava di vedere da tempo. Sarai brillante e interessante e ti sentirai soddisfatta. Una persona che nemmeno immaginate vi sta pensando e nel modo giusto, perché non cercate di dargli qualche occasione? Magari ricucire non vi farebbe del tutto male. Vi si può immaginare ancora in viaggio, ma verso un cammino di serena consapevolezza e di sicuri buoni risultati, grazie a un'ottima luna. Dal segno razionale dei gemelli, luogo dello zodiaco a voi molto congeniale, a illuminarvi il tragitto. Plutone è benefico dal segno dell'acquario, dandovi aspetti che denotano equilibrio tra la parte sensibile, ricettiva e la parte attiva, vitale dell'io. In voi esiste oggi un'invidiabile accortezza nello scansare potenziali ostacoli, sempre avendo in tasca la vostra limpida onestà. Fesse per voi, persi dietro le vostre fantasie creative, dono di Nettuno in sesta casa, oggi sul lavoro battereste la fiacca, specie se a complicare le cose c'è anche la solita allergia di primavera, tutta una sfilza di starnuti che vi lasciano con gli occhi lacrimosi e la testa vuota. Peccato che il capo non la veda allo stesso modo e vi strapazza come uno zerbino, effetto di Marte allo zenith in quadratura, causa tra l'altro anche di un principio di emicrania. Amore ed Eros. Sesso e sentimento viaggiano su binari convergenti, ma quel che succede nella vostra camera da letto è un segreto e tale dovrà rimanere, altrimenti morireste di imbarazzo e andreste pesantemente in crisi. Voglie malandrine colte soltanto da chi vi ama sinceramente e sa come scostare le vostre inibizioni e condurre anche voi felicemente al traguardo. Che siate in coppia o single. I favori di Venere si faranno sentire e vi consentiranno di trascorrere momenti e situazioni soddisfacenti sotto il profilo sentimentale. Gioite, è tempo di buone notizie. In modo fortuito, grazie al contributo della Luna nel segno vostro amico dei Gemelli,
si materializza un angelo azzurro che può felicemente farvi perdere il controllo di voi stessi. Allacciate le cinture di sicurezza e, alla fine sarà possibile convincere il vostro cuore a volare in alto, in special modo se siete bilance della prima decade. Lavoro e denaro. L'ambizione di riuscire c'è e anche una certa smania, ma se vi ingenera ansia facendovi sentire deboli e inadeguati significa che qualcosa non gira per il verso giusto. Sul lavoro un conto sono gli ideali e un altro la realtà. Alla grande gli investimenti, chi non risica non rosica, ma se avete avuto il coraggio di osare, ora vi ritroverete contenti di questo colpo di testa. E di mano. Sogni stimolanti, ricchi di significati e di numeri da giocare. Un'opportunità da non perdere, provvedete subito. Lavorate con coscienza e non preoccupatevi del caos che le altre persone creeranno intorno a voi. Questi non vi devono interessare perché non siete coinvolti, né dovete farvi coinvolgere in futuro. Un radioso cielo è oggi l'invisibile consigliere delle vostre azioni, sempre guidate dalla lucidità, mai disgiunte dal rispetto per i diritti altrui. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal 23 al 29 settembre, il buon consiglio di Plutone vi condurrà poi verso una riuscita delle vostre ambizioni professionali in maniera morbida e, diremmo, vellutata, giungendo, con facilità, dove altri devono scalpitare e spintonare. Benessere. Mal di testa e di schiena soprattutto la regione lombare, sempre delicata nel vostro segno. Non potete certo definirvi sani come pesci. Alla salute tenete parecchio, almeno sulla carta, ma se poi non vi adoperate per recuperarla e conservarla le vostre rischiano di essere solo parole al vento. Ormoni svarionati da un viaggio impegnativo, anche il gelaga ha la sua da raccontare. Quello che devi veramente fare oggi è bere una bella tazza di tè insieme a dell'esercizio rinfrescante e a molto riposo. L'impulso di spingere te stesso è un modo per coprire le tue vere emozioni. Per lei, stranamente, oggi il look passa in secondo piano, ciò che vi preme è lasciarvi alle spalle gli impegni coercitivi. Serata vitaiola e scatenata, le borse sotto agli occhi le coprirete con il trucco. Per lui, il gioco non è nelle vostre corde e non dovrebbe esserlo. Ma ogni tanto uno strappo alla regola per legalisti del vostro calibro può essere educativo. Lasciate che la vita vi scelga. Colore delle emozioni, bordeaux. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 6. Finanze, 8. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace. Sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.